scena. Come sapete, oggi abbiamo la compagnia del Teatro dell'Elfo che ha presentato lo spettacolo ieri sera, che sarà in scena a Carignano fino al 20 di febbraio. Lo spettacolo è Moby Dick alla prova, di Orson Welles da Melville. La regia è di Elio De Capitani e qui abbiamo Elio De Capitani, Cristina Crippa, Marco Bonadei e Angelo Di Genio. E in sala, nella prima fila, per il momento soltanto due attori, ma come sta? Man mano arriveranno anche gli altri attori. Allora, io, siccome il tempo non è tantissimo, perché loro saranno in scena questa sera e quindi dovranno andare in teatro a prepararsi per uno spettacolo molto intenso, in senso buono, una vera esperienza di, almeno per me come spettatrice, è stata una vera esperienza di teatro. Detto a una presentazione di uno spettacolo teatrale sembra una banalità, spero che non lo sia, nel senso che quello che accade veramente qualcosa sulla scena. Allora, io non voglio rivelare molto, anche se immagino molti conoscano il Moby Dick di Melville, quindi non credo ci sia un problema, ma è il modo in cui questo Moby Dick prende vita sul palcoscenico. Prende vita attraverso i loro corpi, le loro voci, i loro movimenti e i pochi elementi che sono in scena. C'è il testo di Welles, è un testo che lui, questo lo leggete anche nelle note di regia che sono nel programma di sala, è un testo che Welles aveva realizzato condensando e riscrivendo in buona parte in versi il corposo romanzo di Melville. Lo porta in scena a Londra nel 1955 ottenendo un grandissimo successo. Cosa non così ovvia, perché Welles, sapete, è un artista controverso e insomma ha avuto una vita artistica molto complicata e soprattutto aveva all'epoca sostanzialmente abbandonato il teatro, perché aveva fatto molto teatro negli anni 30, poi aveva fatto Quarto Potere nel 1941 e da lì sostanzialmente si era occupato di cinema con molti successi e anche molte sventure dal punto di vista della sua carriera. Allora, dico questo non per così per fare la biografia che trovate tranquillamente su Wikipedia di Orson Welles, ma per riallacciarmi a quello che dicevo prima, nel senso che Welles negli anni 30 scrive, fa molto teatro con una compagnia, e questa è una cosa importante, perché anche quello che abbiamo visto ieri sera è uno spettacolo di una compagnia, questo si sente molto forte, un lavoro corale, un lavoro di gruppo. Quando Welles faceva teatro pensava a quale fosse il compito del teatro, soprattutto siamo negli anni 30, nel momento in cui il cinema stava ovviamente spopolando, e lui sentiva di appartenere a un mondo, lui dice: io appartengo al teatro, come faccio a difendere il teatro? E tra le molte note che lui ha scritto in quegli anni ci sono delle note bellissime che gli sono venute in mente ieri sera proprio vedendo lo spettacolo. Lui parla, dice: il teatro deve ritrovare la possibilità di far vedere le cose senza mostrarle. Vi ho preso soltanto adesso non voglio tediarvi troppo su questo, ma vi leggo soltanto questa frase, perché poi da qui vorrei agganciarmi e fare le domande e lasciare la parola loro. Compito del teatro è aprirci gli occhi e il cuore di fronte alla realtà, non di presentare un museo di strani esemplari o di farci assistere a una specie di peep show. Il cinema si fa guardare tutto, il teatro può farti vedere. Allora, ieri sera io ho visto Moby Dick, nel senso che ho visto La Balena, il capodoglio. L'ho visto proprio attraverso questo lavoro, tra l'altro ovviamente seguendo la trama, diciamo, del romanzo, si arriva alla caccia nel finale, nell'ultima parte dello spettacolo, ed è un vero crescendo di intensità, costruita a partire da una compagnia che in realtà sta lavorando sul relir, sta andando in scena con il relir e mette
in prova, appunto, perché il titolo originale è rehearsed, cioè proprio in prova, provato, questo Moby Dick, con alcuni, insomma, alcuni attori che non sono tanto convinti, che dicono che questo Moby Dick non si riesce tanto a recitare, e a un certo punto il capocomico, che è Elio De Capitani, che è il capocomico, tutti loro fanno più personaggi, quindi qui abbiamo il capocomico, che è anche Ahab, che è anche Padre Mappo, che è anche Lear, beh, ovviamente altro? No, basta. Leviatano no. Leviatano no, anche se ho il fisico. Ah, e poi abbiamo il direttore di scena e il camusiere Cristina Crippa, abbiamo l'attore serio, diciamo. Così l'ha chiamato Wells. Esatto, che è anche Starbucks, e poi abbiamo Ismael, che invece in qualche modo l'attore giovane. Grazie. E poi anche loro hanno vari ruoli. Quindi poi abbiamo fantastico musicista in scena, ecco, perché è uno spettacolo che si fa tutto in scena, nel senso che quando vi dicevo si vede Moby Dick, si vede come cresce, come viene costruito attraverso di loro, attraverso il loro lavoro, ed è veramente secondo me una lezione di che cosa si può fare in teatro senza praticamente nulla, nel senso che ovviamente ci sono alcuni elementi scenici, ma diciamo la forza e l'energia, il ritmo e l'emozione che cresce man mano in platea è davvero costruita con loro, attraverso di loro. Wells dice anche, ah sì, mi sono persa sul Lear, che a un certo punto citando Enrico V, perché Wells è ovviamente intriso di Shakespeare, quindi a un certo punto nel testo si richiama una celebre passaggio dell'Enrico V in cui rimediate con i vostri pensieri le nostre imperfezioni. Allora, di imperfezioni io non ne ho viste, ma ho veramente fatto quello che ci è stato chiesto, cioè di immaginare, e loro ci portano, come dire, quasi naturalmente a questo lavoro di immaginazione, di relazione. Ecco, un'altra cosa molto importante che in cui io ho visto davvero, non so adesso poi me lo direte voi, come vi siete sentiti vicini a Wells, se Wells è stato un punto di partenza per un percorso vostro, insomma, non è che uno mette in scena un testo di Wells perché pensa a Wells, sinceramente. Non so come dire, non è che quello è un nome, è una figura piuttosto imponente, ma però detto questo, io nel lavoro che ho visto una succedere quello che Wells avrebbe voluto che succedesse. Lui diceva il teatro si fa con il pubblico, e ieri sera Elio De Capitani alla fine dello spettacolo l'ha proprio anche detto, ribadito, ringraziando chi era in platea per il momento che avevamo vissuto insieme. Ecco, questo succede veramente, e succede qualcosa che Wells veramente ha sempre cercato nel suo teatro. Infatti il testo è fatto di azione, ma è anche fatto di diretta interlocuzione con il pubblico, perché Wells pensava che fosse importante che il teatro non fosse una scatola che avesse una quarta parete, ma questa quarta parete dovesse essere in qualche modo sempre infranta, bisognasse tenere il pubblico attaccato. Ecco, questo lo spettacolo lo fa in modo magistrale, secondo me. Quindi, Wells o non Wells, comunque quello che è accaduto, secondo me, Wells ne sarebbe stato felice se fosse stato tra di noi ieri sera. Allora, quindi io ho fatto questa introduzione entusiastica, ma non perché sono qui al centro, perché devo presentare lo spettacolo, ma perché davvero lo penso che sia stata una bellissima serata, che bellissime le serate saranno quelle che seguiranno. A questo punto io pensavo di partire da una domanda abbastanza ovvia, ma è che sono curiosa di farvi, è proprio come siete arrivati a scegliere questo testo, perché è un testo difficile. Io l'avevo letto nella traduzione
che è uscito un paio di anni fa, il testo era stato pubblicato nel 65 in inglese e poi recentemente è stato tradotto in italiano. Quando lo lessi, sinceramente non pensavo che qualcuno avrebbe avuto il coraggio di farlo, e invece Elia De Capitani ha avuto il coraggio di farlo e l'ha fatto benissimo. Quindi come è partita questo incontro con Medico, Wells? Posso chiedere prima che cominci se qualcuno ha già visto lo spettacolo? Chi ha già visto lo spettacolo? Una netta minoranza, ma siete anche un'avanguardia, secondo me. E un'altra domanda, io posso parlare in piedi? Puoi prenderti il largo. Ti sentiamo bene. Ma a vedere, è questione di cosa vediamo noi. Vedi che sei un musicista tu, eh? Vuoi solo farmi sentire, invece voglio farmi anche vedere. Chi ha visto altri spettacoli come Lo strano caso del cane a mezzanotte o altri spettacoli dell'Elfo, per caso? Un'altra netta minoranza. Quindi, ma è soprattutto per orientarti, allora devo dire qualcosa su di noi. Prima di tutto questo, per dire come siamo arrivati a Wells, che cos'è l'Elfo? L'Elfo è un gruppo nato ormai quasi 50 anni fa, perché siamo nati nel 73, l'anno prossimo festeggiamo 50 anni, io ne avevo 19 e tutti gli altri uno o due di più. Sognavamo di diventare, nonostante fossimo ragazzi, sognavamo di diventare, loro non c'erano, non esistevano, parlo di noi che eravamo fondatori, sognavamo già di fare un teatro stabile, anche se eravamo un gruppetto di teatro, però non volevamo fare un gruppo che girava per l'Italia, noi volevamo fare un teatro stabile, però indipendente. Non un teatro stabile pubblico, un teatro stabile indipendente, autonomo, autogestito e gestito da artisti. Praticamente in Italia questo sogno sembrava impossibile. Non solo l'abbiamo realizzato, ma abbiamo anche un teatro adesso a Milano dal 2010, costruito dalla città con tre sale dedicata a Shakespeare, a Fassbinder e a Bina Bausch. Non sto a spiegare perché, ma sono tre stelle nel nostro universo. E questa cosa ci ha permesso nel tempo di diventare un grande teatro, facciamo più di 30 produzioni all'anno. Abbiamo un nucleo artistico molto forte, artisti giovani che lavorano con noi e anche gli ultimi che sono arrivati sono comunque già adesso delle professionalità di altissimo livello, perché il gruppo poi ci tiene molto a lavorare insieme ed avere un grande sforzo. E quindi due spettacoli dei nostri ultimi li abbiamo coprodotti con il Teatro Stabile di Torino, che sono Strano caso del cane a mezzanotte, che è stato Le fonderie di limone, e questo Moby Dick. E siamo un'impresa sociale. E siamo la prima impresa sociale, non so spiegarvi che cos'è, però noi eravamo per tanti anni cooperativa, lo siamo rimasti, ma abbiamo preso una qualifica, quella di impresa sociale, che è un modo nuovo di concepire, potrebbe diventarlo anche la Fiat, se scegliesse di non remunerare più il capitale, ma di semplicemente donarlo, potrebbe diventare qualunque impresa, è una qualifica che si prende per uscire completamente non solo dal mondo diciamo dell'impresa privata e del lucro a cui già non appartevamo, ma anche per superare il concetto di cooperativa che tutela i suoi lavoratori, ma che tutela anche gli stakeholder esterni, la comunità, la collettività, il pubblico e tutte le persone che lavorano con il teatro, i lavoratori anche non soci del teatro. Quindi abbiamo fatto un passo avanti enorme per presentarci, per dire che siamo un'anomalia nel teatro italiano e siamo un esperimento sociale che dura da 50 anni e con grande successo. Wells, e in particolare questo, devo onore al merito, io coltivavo questa idea di fare questo testo, ma era un'idea piuttosto remota, perché era molto impegnativo, perché era una bella sfida. Poi però è successo la pubblicazione in italiano, che mi ha fatto venire una strizza incredibile, dico, oddio, adesso qualcuno lo vuole fare. Io non posso più concolarmi con l'idea che io ho in mente di farlo qui, bisogna spiegarsi, in più un messaggio di Franco Bordelli, che è il critico del Corriere della Sera, dicendo questo lo puoi fare solo tu, anzi lo devi fare tu. Come dire, io lo sapevo già che sia che potevo farlo che dovevo farlo, però il problema era trovare le condizioni per farlo e per fortuna lo Stabile di Torino, sia Binasco che Fonsardo, appena proposta la cosa, hanno detto 100% sì, anzi 50% perché siamo soci a metà di questa produzione e quindi si è potuto mettere in campo, perché con le sole risorse del nostro teatro sarebbe stato difficile portarlo a casa. La seconda cosa è che entrando dentro il mondo di Wells attraverso questo testo mi sono reso conto che noi abbiamo un errore di valutazione di questo personaggio, nel senso che Wells è stato talmente mitico
da nascondere una ricchezza autoriale importante. Perché Wells, come ci è successo nel tale di Fassbinder, qui dovete pensare che il cinema è un'opera scritta prima di tutto. Oggi ho letto una sceneggiatura, mi è stata presentata una sceneggiatura, sembrava un romanzo. Cioè, ci dimentichiamo che la scrittura, nella grande parte del cinema, non tutto, perché c'è anche del cinema che si fa facendolo senza una forte sceneggiatura, ma è scrittura. E Wells ha sempre scritto cinema o teatro, come tanti altri autori, diciamo con la stessa mano, con la stessa testa. E quindi questo è un copione, altri sono delle sceneggiature, ma è un autore con una grande forza di scrittura. Era anche uno straordinario attore, era un regista di cinema e teatro, era una persona che ha avuto un successo giovanile fulminante, nel senso che nell'arco di pochi anni è passato da fare delle trasmissioni radiofoniche come La guerra nei mondi, che ha bloccato l'intero paese perché credevano a un fatto reale, l'invasione dei marziani, è riuscito a bloccare il paese, quindi anche alla radio un successo incredibile. A teatro, un progetto ad Harlem con la compagnia di Neri su questo Voodoo Macbeth, un successo incredibile, 150 recite, e subito dopo il contratto a Hollywood, quindi una genialità riconosciuta immediatamente, ma anche una forte indipendenza artistica, con anche un desiderio quasi infantile di realizzare tante cose insieme, che ha spaventato anche Hollywood, e quindi per gran parte della sua vita poi è stato tenuto lontano. Come attore scritturato e pagato tantissimo, come regista temuto dalle produzioni, anche perché qualche film finiva per non portarlo a termine, per contrasti con la produzione, eccetera, perché per la sua indipendenza artistica. Ma la caratteristica principale che io ho scoperto, lavorando finalmente su qualcosa di suo come I mobili per la prova, è che era un ponte perfetto tra Europa e America. Era profondamente americano, amava il suo paese, e al tempo stesso ne voleva mostrare i lati oscuri, senza infingimenti e senza sconti. Secondo, aveva una grande cultura e quindi aveva un grande rispetto di quello che l'Europa poteva insegnare all'America. Terzo, avendo visto cosa è successo con il nazifascismo in Europa e con i regimi, leggeva molte opere e avendo visto anche come la lezione di Shakespeare su i re maledetti, i re chiusi, sia nei loro castelli, ma anche nei loro castelli mentali di solitudine e di ossessione, come sono tantissimi personaggi di Shakespeare. Voleva, attraverso questa lezione della storia e della letteratura teatrale, portare avanti il discorso su cosa significa essere americani nel bene e nel male. Tanto più che il suo primo film, che noi chiamiamo Quarto Potere, che è un titolo che sposta, perché sembra parlare della stampa, ma non è il soggetto, non è la stampa, è Citizen Kane, il cittadino Kane, ma non era il titolo che voleva dare lui lo voleva chiamare America, cioè schiacciare addosso al suo pubblico l'idea che questo vuol dire essere americani, e essere americani vuol dire nel bene e nel male, il mito della frontiera, un certo istinto titanico, senza limiti, e tutte caratteristiche positive, ma che possono diventare negative se pensiamo cosa ha significato la frontiera per i bisonti o, peggio ancora, per gli indiani, se pensiamo cosa ha significato l'industrializzazione della pesca, la balena, per le balene, e gli americani quando fanno le cose diventano industriali anche nello sterminio da questo punto di vista, e solo l'avvento dell'elettricità e del gas ha permesso a qualche capodoglio di sopravvivere e arrivare ad oggi, perché se non ci fosse stato il gas e l'elettricità per l'illuminazione nelle case moderne, avrebbero sterminato completamente tutte le balene. Ma tornando a Wells, voleva raccontarci Ahab, questa è per arrivare alla cosa che ci interessa di più oggi, voleva raccontare Ahab come il negativo di Lincoln. Cioè due figure, e c'è una chiave di lettura che io ho capito recentemente nelle repliche fino in fondo. Per due volte Starbuck, che è l'antagonista di H, mi dice capitano, mio capitano. Ora, noi l'abbiamo sentito in mio, come c'è l'attimo fuggente, tutti quanti sappiamo, ma bisogna ricordarsi che il capitano a cui si riferiva Walt Whitman in quella poesia era Lincoln. Era lui
E quindi se Starbuck mi chiama capitano, mia capitano, Wells ci ha voluto significare che in un certo senso è un Lincoln pervertito. È un uomo che potrebbe condurre con autorevolezza, è un re, tanto più che è sul trono, sul trono di Lear, ma è su un trono il nostro H, è un re, ma è un re perverso. E lo dice sempre anche questo Elia, lo dice Starbuck, tutti ricordano che anche il nome Ahab è quello di un re perverso, di un re che ha pervertito la sua autorevolezza, persino nel nome, perché Ahab nella Bibbia è un re finito con una fine orribile, il suo sangue è stato leccato dai cani, è un'immagine, poi vabbè si dice non ha colpa lui del nome che si porta, ma ha colpa l'autore che gliel'ha messo, perché qualche traccia ce la voleva dare da questo punto di vista. E quindi mi sono reso conto, riguardando tutto il percorso di Melville, che questo motivo di felicità, ha detto, è la cosa che mi ha reso più felice a teatro, questo motivo di felicità è perché lui è riuscito a cogliere una sua ossessione, quella di riuscire a parlare del capolavoro di Melville rispetto all'epoca contemporanea, 10 anni dopo la fine della guerra, 10 anni dopo la fine di Hitler, 10 anni dopo la fine di un incubo scuro per l'Europa, 10 anni in cui abbiamo potuto assistere alla fine del trionfo della volontà titanica degli uomini, perché questo erano il maestro Mussolini, l'allievo Hitler che ha superato il maestro, erano cultori del titanismo, della volontà titanica. Che cosa c'è di più vicino nella letteratura americana? Quella europea abbiamo Kurtz, il cuore di tenebra, che poi è diventato nel mito americano il Kurtz di Apocalypse Now, fatto da Marlon Brando nel film di Coppola. Sono diventati miti contemporanei, perché Marlon Brando in quel Kurtz, colonnello Kurtz americano, reinterpreta il colonialismo europeo del testo del 1900 di Marlowe per l'America e ne fa diventare un mito americano, perché Apocalypse Now è il mito americano, è un'odissea americana da un certo punto di vista. L'altra ossessione è H, e quindi lui riesce a mettere insieme il suo Kurtz H per parlare a noi europei, ma soprattutto agli americani, per dire guardate che il lato oscuro ce lo abbiamo dentro. E il lato oscuro, io ho portato qua due dei nostri meravigliosi attori, ma ho portato qua, certo sicuramente grande rispetto per gli attori, ma due, anche il ruolo che fanno. Starbuck, che si oppone a me per la ragione, cerca di farmi ragionare, e Ishmael, che non ha la forza di opporsi perché è giovane, crede all'avventura e a un certo punto gli chiederò di dire anche fra pochi secondi la sua battuta, cerca di ripassare la memoria perché è molto importante, la sua battuta chiave da questo punto di vista. Cioè le due persone, uno come testimone che ci racconta come ha aderito a questo mito d'odio che gli propone H, e l'altro come nel tentativo di opporsi non ce l'ha fatta perché il suo carattere, la sua integrità non è bastata a contrastare la potenza odiante di H. So che H è tante altre cose, figuriamocelo anche nel nostro spettacolo, figuriamocelo fatto io, amo il mio personaggio La Follia, ha un'umanità straordinaria, ha momenti di grande tenerezza, ma nella sostanza è un manipolatore, nella sostanza è uno che porta tutto il suo equipaggio alla morte e distrugge persino la sua nave, quindi nella sostanza è l'incubo d'America quel personaggio. Quindi rivedendo tutto il percorso di Orson Welles, vedo che lui ha messo in scena Macbeth, ha messo in scena Giulio Cesare, ha messo in scena anche in una lettura molto politica Il processo di Kafka, ha fatto teatro attraverso il cinema ed è riuscito a parlare dei re, anche quando Citizen Kane è un re nel suo castello dove in solitudine vive le sue ossessioni, le sue angosce e la sua smania di potere. È un Macbeth, è tante cose insieme. Quindi quando siamo arrivati a leggere questo testo, io mi sono reso conto che era veramente un classico del Novecento, tradotto in black verse shakespeariani, era una benedizione del cielo che il nostro mondo teatrale non si fosse accorto di questo capolavoro e io mi potevo vantare del fatto che vi sto portando un capolavoro del Novecento inesplorato all'attenzione di pubblico e di critica, quindi uno smacco per la nostra società che non ha saputo valorizzare questo testo, è un grande vantaggio per noi perché ci possiamo fare belli del fatto che lo portiamo in scena, ma soprattutto
ci siamo anche accorti di un altro tema, e qui c'è la terza persona che è quella che l'ha portata drammaturgicamente in evidenza, perché c'è un pezzo che non c'è in Wells, ma che abbiamo preso da Mary, perché lei ha cominciato a rompere le scatole fin dai primi giorni che quel pezzo era interessante, che bisogna metterlo, per far ragione, perché l'altro tema è quello ecologico. C'è alla base del, non soltanto di Melville, ma Melville lo evidenzia moltissimo, alla base della società americana, in particolare di una società fatta di comunità spesso, chiamiamole proprio religiose, ci sono famiglie religiose importanti, dai mormoni ai quaccheri, l'America è fatta di queste comunità, adesso i neoevangelici che hanno invaso anche il mondo provocando scompensi non indifferenti, ci sono veramente tante che noi chiamiamo sette, io rispettosamente, ma forse perché qualche cosa della setta ce l'hanno, per come alla ACAB mantengono i loro adepti. Ecco, una di queste sette, ma è una affimabilissima confraternita religiosa, i quaccheri, erano una diciamo, scappati dall'Inghilterra per molto pii. Sembrava strano che questa comunità fosse quella che diventasse la principale comunità baleniera. In teoria miti, ma che cosa hanno fatto mentalmente come operazione? Che è un'operazione che il protestantesimo ha fatto in tanti campi. Se pensiamo al calvinismo nel nord Europa rispetto all'imprenditoria privata e alla giustificazione, come che poi diventava giustificazione di quello che facevano, non era più un principio religioso ma un fatto molto pratico. Cioè che il successo nella vita è un successo perché Dio ti ha dato le carte per farlo, no? Questa strana idea che forse anche per rimediare un po' al difetto cattolico, invece dove noi vediamo la sofferenza come il massimo del terrestre, c'è il crocefisso che ci rappresenta la redenzione attraverso la sofferenza, lì invece il successo come garanzia di benedizione divina. I quaccheri non erano così calvinisti da questo punto di vista, ma erano un po' perversi, lo erano, perché si sono inventati la teologia baleniera. Perversi e pragmatici, come? Pragmatici, diciamo pragmatici, ma perversi, teologicamente perversi. Dio ha creato le balene, in particolare il capodoglio, mettendoci tutto quello che serve. Quindi mettendoci tutto quello che serve non ce lo prendiamo. E se non ce lo pigliassimo rifiuteremmo un bel di Dio, dice addirittura l'armatore Pelle, no? Ci risposate la domenica, però mi raccomando, non perdete una buona preda, perché sarebbe rifiutare un ben di Dio. L'idea del ben di Dio nella realtà contemporanea è tutta la natura, è tutto il rapporto che noi abbiamo con la natura. La teologia contemporanea è fortemente intrisa di questo spirito, diciamo, di questo protestantesimo del ben di Dio che ci offre la società e la natura e che noi dobbiamo, in un certo modo, abbiamo diritto di assoggettare. E questa teoria non tiene conto del limite, non tiene conto dell'equilibrio, non tiene conto dell'ecologia. E noi in collaborazione, appunto, Cristina ha messo questo bellissimo pezzo all'inizio del secondo tempo, c'è un pezzo che è di Melville, non è di Wells, proprio ce l'abbiamo aggiunto grazie a... Che è un bel video un po'... Poi dopo lo spieghi. No. Ma l'abbiamo messo perché ci ricorda che la descrizione che del nemico che fa Aka, io in quella bestia vedo forza oltraggiosa, imperscrutabile malvagità, ed è questo imperscrutabile che più io odio, e che il capodoglio bianco ne sia agente o mandante sarà quell'odio che io gli infliggerò. Poi qui c'è la chiosa, non parlatemi di infamia o di bestemmia, perché lui gli dice che è un'infamia vendicarsi su un animale che ha reagito per istinto, per difendersi, che non ha colpa. Lui dice: non mi parlate di infamia o di bestemmia, io colpirei anche il sole, non hai il coraggio di dire Dio, se lui osasse sfidarmi. Cioè questa idea che devi mostrificare il capodoglio, deve diventare un mostro, perché deve diventare il tuo nemico, il contraltare è descrivere una comunità di capodoglio sott'acqua, mammiferi mammosi, sono veramente, continuano a strofinarsi non avendo mani. C'è una bellissima poesia di Mariangela Gualtieri che dice: sì, è vero, la vita eterna se ci crediamo, ma non avremo le mani, saremo solo particelle, non potremo. E dice: le mani sono importanti per abbracciarsi, per stringersi, per... E quindi
Capodoglio non le ha, e allora che cos'ha? Tutta la superficie del suo corpo si strofinano, anche quando vanno sotto si strofinano fra di loro, ma proprio, oltretutto per partorire hanno bisogno di due zie che sostengano la madre nel parto. Anche per far l'amore ci sono bisogni, il capodoglio maschio e la femmina deve essere sostenuta da due, cioè sono molto comunitari, sono molto teneri, sono veramente mammiferi, sono anche intelligenti, hanno linguaggi, hanno canzoni, hanno dialetti a seconda delle zone, evolvono la loro cultura, sono il contrario di quello che dice Aka, e quindi questa parte lo descrive. Ma noi abbiamo collaborato. Ma lui tra l'altro non sapeva scientificamente le cose che sappiamo noi sulle balene oggi, e però se le alcune cose le ha viste personalmente, alcune cose se le immaginate, insomma. E quindi ha messo dentro questo pezzo, che è un pezzo ecologico d'oggi, è un'analisi. Noi adesso invece abbiamo i subacquei che riprendono i capodogli, che riprendono il parto, che riprendono le femmine che si assistono, riprendono la curiosità anche dei piccoli capodogli che vanno fino a le mamme che loro cacciano indietro come il bambino che non deve attraversare la strada, bellissimo, con quello che vediamo oggi dei capodogli. Ma allora Mandy lo ha intuito, guardandoli da sopra l'acqua in un momento di trasparenza, ha visto tutto questa, e la descrive molto bene in questo pezzo. Quindi, tornando a noi, perché abbiamo scelto questo testo? Perché un testo di questo genere, un artista oggi, che sogna di fare un teatro epico, che sogna di fare un teatro che non attualizza un testo, ma riesce a parlare al presente con grande forza come lo faceva Shakespeare, che ha una forma teatrale dove si tira in ballo tutto, dalla musica, che è fondamentale, i canti, i sea shanties, quindi tende verso il teatro totale, tende verso un teatro del corpo, dove la scena della caccia di cui vi parlava è una scena quasi, come dire, è un esercizio fisico dove non facciamo davvero una caccia, ma lo sforzo fisico che facciamo è simile a quello di remare, di vogare, di far tutto, perché in scena vi dobbiamo appunto far vedere, non rappresentare, ma farvi vedere quello che noi non facciamo, cioè quello che noi evochiamo. Quindi da questo punto di vista un testo del genere è un sogno, la sfida è grandissima, però arrivati a 68 anni, ne faccio quasi 69, io credo che la cosa più bella di questo mestiere sia accettare le sfide, accettare anche di stare male, perché insomma, in un progetto del genere tutti noi abbiamo avuto il problema di dire ma ce la faremo, ma come, a parte il Covid, ma diciamo normalmente, creativamente, perché la sfida dei versi, delle canzoni, della musica, del creare e avere idee in continuazione per reggere la scena per analogia e non per rappresentazione diretta. Ogni scena è una sfida, il finale è una sfida incredibile, è la sfida più grande di farvi vedere Moby Dick. Il cinema fa in fretta, con gli effetti speciali. Hai detto nel rapporto col testo del passaggio alla nuova traduzione anche. Sì, adesso giusto, grazie. Tutto questo, il cinema ci vuole niente, ma noi non possiamo mostrare il capodoglio. Noi non possiamo farvi vedere, noi dobbiamo fare in modo che voi lo vediate nella vostra testa, perché quello che chiede, l'altra cosa bella di questo testo è che è un testo brechtiano, ma è brechtiano e al tempo stesso c'è i due corni di Brecht. Brecht voleva lo straniamento, verfremdung, un effetto che però è stato molto spesso malinteso, perché è un effetto che viene dal comico. L'effetto verfremdung viene da un comico con cui lui aveva lavorato, che è Carl Valentin, e questo straniamento noi lo possiamo vedere come effetto realizzato nel maniera più assoluta da Petrolini, che era il più straniato degli artisti italiani e il più brechtiano degli artisti italiani che non abbiamo mai avuto. E quindi da un certo punto lo straniamento, ma anche immedesimazione, cioè in questo spettacolo si continua a passare dall'immedesimazione alla narrazione. C'è un momento in cui sempre Starbucks si rivolge al pubblico e parla direttamente, la battuta sarebbe detta ad Aka, ma la dice a voi. Adesso vi farò dire queste battute perché vi passerò anche, però è importante che le diciate perché si capisce quanto il senso sia attaccato a queste battute. Però questo testo mette insieme un'idea di teatro totale che è il sogno di un artista, che esistano testi come questi, perché è totale anche rispetto a voi. Cioè è un testo dove la metà del cielo, come spiegavo ieri sera, sta in platea, perché fa appello all'immaginazione, e chiunque di voi ami la lettura
sa che noi siamo dei registi di cinema ogni volta che vediamo, che leggiamo un libro, perché ci facciamo dei film meravigliosi di cui siamo registi e la sceneggiatura l'ha scritta l'autore che leggiamo. La stessa cosa succede per il teatro, voi non avete messo in... cioè è come vedere un libro ricchissimo di cose, ma metà del lavoro dovete fare voi, perché voi viaggiate con la testa, e questo è il teatro che piace a me, dove nella parola teatro è compresa anche la platea, e la platea fa l'altra metà del lavoro, e se lo fa bene noi diventiamo felici da sopra perché ce ne rendiamo conto, sentiamo la tensione e il respiro che c'è in teatro, ma se lo facciamo bene, questo respiro e questa tensione la sappiamo collocare in noi, quindi è scambievole il teatro. Il cinema è là, è già stato fatto, e la funzione che uno può avere andandolo a vedere è una funzione di spettatore vera e propria. A teatro no, a teatro il pubblico lo crea lo spettacolo e lo può distruggere, basta un ubriaco in sala e non puoi fare teatro. Basta un cellulare. Guarda, anche il cellulare e anche soltanto la luce del cellulare che può distrarti, una porta che si apre mentre hai il monologo più delicato, ma non parliamo. E quindi adesso per illustrare i temi volevo che la prima battuta è quella di Starbuck, dopo che io ho convinto tutto l'equipaggio a giurare morte a Moby Dick. Siamo all'interno di... Prima lui. Mi sembrava strano, infatti. Lui. Ishmael. Io, Ishmael, ero di quella ciurma, stretto in quel patto, saldato a tutti gli altri il mio destino. Le nostre anime possedute a tal punto che l'odio di Akab quasi fu il nostro. Il Capodoglio Bianco, nostro nemico, tanto quanto suo. Ma come avvenne tutto ciò? Come? Come avvenne che quel malvagio, grigio, vecchio e senza Dio paresse a noi il demone che plana sui mari della vita? Spiegarvi tutto questo sarebbe scendere in profondità che Ishmael non sa sondare. È incredibile. Che cosa vedo? Io vedo Ishmael, ma io vedo anche il giovane studente di giurisprudenza, amante della filosofia e dei libri, amante del teatro e della lirica, che ha aderito al nazismo a 19 anni ed è nella Open Platz a Berlino il giorno in cui si bruciano i libri. E 40 anni dopo, o 30 anni dopo, o 20 anni dopo, si dice: come potevo io, Ishmael, essere lì? Come potevo credere quel vecchio grigio, malvagio, grigio e senza Dio, paresse a me il demone che plana sui mari della vita. Demone nel senso di daimon, nel senso più nobile del termine, cioè la vita stessa. Come hai potuto credere che Hitler fosse quello? Ce lo vedo. Vedo l'adesione delle persone a qualche cosa che non gli appartiene, ma che li affascina e che ci cascano dentro fino in fondo. È il problema del secolo scorso, ma è il problema anche di questo secolo. È il problema anche di questo secolo, perché mentre noi eravamo tranquillamente, tra virgolette, chiusi nella bolla del teatro a provare questo spettacolo, un equipaggio, una ciurma, aizzata in America il 6 di gennaio, dava l'assalto a qualcosa di bianco, che in italiano c'è pure il gioco di parole, Capodoglio, Campidoglio. In inglese no, ma in italiano c'è. E a noi ci faceva impressione. Da uno stranissimo Akab poco credibile, perché è così maldestro e bugiardo, poco affascinante rispetto all'Akab di Melville, ma efficace nel chiedere di dare l'assalto al Leviatano, cioè allo Stato stesso, al suo stesso Stato, cosa che è accaduta soltanto in precedenza, durante la guerra d'indipendenza, perché sono stati gli inglesi ad assaltare Capitol Hill. Inglesi, ma gli inglesi erano un nemico in quel momento, non era mai successo un assalto dallo stesso interno del paese. E questa cosa è molto Akab, questa cosa è molto americana, questa cosa è molto segnale d'allarme, e questa cosa appartiene. L'altro risvolto appartiene al desiderio di Orson Welles nel 55, ma per tutta la sua vita finché è vissuto, di raccontare questo lato oscuro dell'America. Ma rispetto all'animale, anche Starbuck dice la battuta al pubblico,
perché ci troviamo all'interno di una scena in cui c'è il primo scontro vero con Ahab, che invita tutta l'intera ciurma a mobilitarsi per dare la caccia a questo singolo esemplare, quindi insomma a seguire la sua follia ossessiva. E quindi c'è questa apertura, a un certo punto io esco fuori dalla situazione vera e propria. Ti togli anche la maschera. Mi tolgo la maschera, sì, denudo in qualche modo, e rivolgendomi al pubblico dico: vendetta, vendetta su una povera bestia senza intelletto che lo ha colpito ciecamente con la forza bruta dell'istinto, vendetta su una povera bestia. E poi rientrando all'interno della scena dico: l'infamia Ahab, guardati la Ahab. Puoi partire anche un attimo prima. Vado a finire vecchio. Guardati da te stesso, questo è quel monito che... Il primo attacco al capitano. Dicevo, scusami, ti avevo detto il vecchio capo. Quando ti chiede, dalla domanda sua, sarete con noi o no? E tu gli dici, perché sarai? Perché quella faccia, signor Starbuck? Voi non sarete con noi? No, voi non darete la caccia a Moby Dick assieme a tutti noi? Non sarete della partita contro il capo d'olio bianco? Saprò essere della partita, capitano, contro la sua mascella contorta, contro le zanne della morte, se necessario, a patto che se ne tragga un buon affare. Un buon affare? Ma io ho firmato un contratto per imbarcarmi su una baleniera, non sul vascello della vendetta del capitano. Quanti barili guadagnerà la vostra vendetta, capitano? Sempre che riusciate a ottenerla. Quanto varrà la vendetta sul mercato di Nantucket? Avvicinatevi, signor Starbuck, avvicinatevi. Sì, il danaro è eletto a misura dell'uomo. I contabili, calcolando, trasformano l'intero mondo nel loro forziere, cingendolo torno di Guinee, una ogni tre quarti di pollice. Ma in verità vi dico che dalla mia vendetta io saprò trarre un grande profitto qui dentro. E lui ritira. Qui che c'è vendetta, vendetta su una povera bestia senza intelletto che lo ha colpito ciecamente con la forza brutta dell'istinto. Vendetta su una povera bestia. Ahab, guardati da Ahab. Ahab, guardati da Ahab. E America, guardati dall'America. Americano, guardati dall'americano. Guardiamoci l'uomo, guardati dall'uomo. Infatti la mostra che ha fatto il Museo di Trento, parlando, non ha voluto chiamare uomo contro natura. Ha detto: noi scienziati ci stiamo accorgendo che a forza di difendere la natura non capiamo che siamo umanità contro, che si stanno scontrando umanità, cioè che il problema è tutto interno all'umanità, perché la natura ci metterà poco a recuperare quando avremo tolto di mezzo la razza umana, ma il problema è che la razza umana fa molto più in fretta a togliere di mezzo il resto. Puoi partire da qualunque punto di vista, far fuori le ali è già sufficiente per sconvolgere il pianeta. Cioè, anche semplicemente le api, che sono al centro di un ciclo vitale fondamentale, se tu fai in modo che non ci siano più api, hai già distrutto tre quarti del vivente da questo punto di vista. Quindi il pericolo, e quindi gli scienziati dicono, siamo stufi di scoprire e descrivere specie nuove quando siamo nella sesta estinzione di massa conclamata, e ne spariscono più di 10.000 all'anno e non sono più la soglia di 100 o 1.000 che ci può stare, perché ne nascono altrettante. Siamo oltre, e quindi noi adesso dobbiamo smetterla e dobbiamo rivolgerci e parlare di umanità contro, cioè quella parte di umanità che non ha capito che l'antropocene è proprio la possibilità dell'uomo di distruggersi, ma di distruggere anche gran parte della natura e del pianeta, di cambiare l'equilibrio. Poi ci vorranno i millenni, per conto suo la natura ci penserà, ma è l'umanità che rischia, è l'universo e la nicchia ecologica che abbiamo costruito per noi stessi che è a rischio, non la natura, perché se pensi all'immensità della natura oltre il globo terrestre non gliene può fregare meno di noi, cioè non possiamo nulla nell'universo, però nella nostra nicchia ecologica sì, cioè distruggere la nostra casa, perché quella abbiamo. E fa parte anche questo del discorso di Mary. Io adesso, per adesso, mi fermerei qua.
Non vero, però. No, non è vero, non è vero, non ho detto tutto. Non ho detto tutto e adesso ti lancio la palla. Lancio la palla. Dov'è? Il discorso di Ishmael alla partenza. Chiamatemi Ishmael e poi racconta lo spirito con cui vai. Non è poco. E piglia molto questo discorso, perché è un altro discorso della città d'oggi. Grazie. Però lo fai tu. Grazie della palla. Come in Melville, Ishmael è colui che racconta, non è, non faccio spoiler. Si può dire? Sì, che si può. Ah, ok. Nel senso, facciamo spoiler che da questa grandissima tragedia è l'unico che sopravvive e quindi ha la possibilità di raccontare tutta questa storia agli altri. Narrando, iniziando tutto come in Melville, anche qui nel prologo Orson Welles lascia l'apertura del testo al narratore, che appunto è l'attore giovane che legge il prologo di Ishmael, e parlando con il pubblico, prima di tutto gli dice: chiamatevi Ishmael. Alcuni anni fa, non importa quanti, pensai di far vela e di andarmene in giro per un po', a vedere la parte acquatica del mondo. Quando la bocca mi si torce amara e gli occhi mi si annebbiano, quando nella mia anima si fa un novembre uggioso, io tiro le somme e vedo che è tempo di mettersi per mare. E in quasi tutti gli uomini, prima o poi, si risveglia questo amore per l'oceano. Ecco la nostra città isolana in uno svagato pomeriggio di festa e che cosa vedete? Su ogni banchina, su ogni pontile, ai limiti estremi della terraferma, immobili come sentinelle, uomini di terra a migliaia, persi a sognare davanti all'oceano. Gente fatta di giorni feriali, gente legata a una scrivania, inchiodata a una sedia, incastrata dietro un bancone. È forse la forza magnetica delle bussole di quelle navi ad attirarla lì? Perché gli antichi persiani consideravano sacro l'oceano? E che cosa dire del significato ancora più profondo della storia di Narciso, che, non potendo afferrare la dolce e tormentosa immagine nella fonte, vi si tuffò, sì, ma perì affogato. Ed è quella stessa immagine che noi vediamo in ogni fonte, negli oceani, nei laghi, nei pozzi. È l'immagine dell'inafferrabile, il fantasma della vita. Ed è questa la chiave di tutto. E si chiude il prologo. Questo perché Ishmael è un ragazzo giovane che vive su quest'isola e che trova tutto molto stretto. L'isola è Manhattan, non è un'isola... Sì, 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 è quella. E gli sta tutto un po' stretto, un po' come tutti, anche gli adolescenti adesso, diciamo la scuola è un argomento, le scolastiche è un argomento di cui parliamo molto, no? Questo desiderio di conoscere, immaginatevi in un'isola, è solo mare intorno, quindi la voglia è proprio quella di darsi al mare, di avvicinarsi al mondo, ma soprattutto alla diversità, il conoscere, una fame di conoscenza, che poi è un po' la stessa di Agab, no? Se andiamo a pensare il capolavorio come un oggetto della mente, no? Non una cosa reale, ma una voglia di arrivare all'onnipotenza e alla conoscenza del tutto. Ed è un ragazzo che parte e vuole partire proprio perché ha voglia di conoscere, di andare oltre, non gli basta la sua vita, voglia di spingersi un pochino più in là. E anche nel momento in cui questo spingersi più in là voglia dire, e forse anche da questo è attratto, voglia dire pericolo. Voglia dire cose difficili da superare, cose difficili da guardare, ma come ogni uomo che è in una fase di passaggio tra l'adolescenza
Ogni ragazzo in una fase di passaggio dall'adolescenza al diventare uomo è perché in qualche modo fai delle esperienze anche sofferenti, soprattutto sofferenti, in cui vedi anche il brutto di questa esistenza e grazie a quella cresci, se sopravvivi. C'è una persona che ti vuole fare una domanda. Così ti sei messo in testa di andare a balene, eh? E vuoi vedere il mondo, doppiare Capo Horn per vedere ancora più mondo. E perché? Non puoi vedere il mondo da dove sei. Pensaci bene. E poi pensaci ancora una volta. Se poi ti leghi a patto, non puoi più tirarti indietro. Vai avanti. Quale forza spinge la mia mano a firmare un contratto per imbarcarmi su una baleniera? Forse proprio i pericoli. I pericoli senza nome e senza scampo di questo grande mostro. O i mari, quei mari lontani, selvaggi, in cui lui fa rollare la sua massa grande come un'isola. Mi prude l'urgenza delle cose lontane. Io sono veloce a riconoscere l'orrore, ma anche a farmelo amico. Sì, preferisco essere in amicizia con tutti gli ospiti della locanda dove alloggio. E qui fa una cosa molto bella Ismaele, dico solo questa poi mi taccio, e qui, proprio per questa sfida nei confronti della vita, della morte, della propria esperienza, noi a Ismaele gli facciamo fare una cosa che è presa da Corto Maltese. Questa è che devo ringraziare Cristina, perché io Corto Maltese lo conoscevo ma non così bene, ma poi invece me ne ha parlato lei. Nel primo, credo, il primo fumetto proprio di Corto, va bene, lui, una vicina, la vuoi spiegare tu che la sai meglio di me? Sì, Cristina. Sì, Corto Maltese ha la linea della vita troppo corta. E dici perché il coltello? Sì, allungata, no? È allunga. Sì, perché un'amica della madre gli fa notare questa cosa e lui, perché invece non vuole una vita corta, si allunga tagliandosi la riga della vita. Però c'è anche da dire che questo gesto si sovrappone a un momento in cui stai parlando di patto col diavolo. Sì, sì, certo. Quindi ha una doppia valenza, sì, rinforza l'idea del se ti leghi al patto. Sì, 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 parte tutto da lì, dire sì, io mi leggo al patto, ho paura. Ho paura, ma voglio fare questo patto col diavolo. E infatti, come dire, la sua vita rimane. Sì, torna anche alla componente legata all'idea di Faust, di questo superuomo che fa di tutto e che riesce ad andare oltre facendo. Ma un po' si lega anche perché i riferimenti con questo spettacolo sono veramente tanti, non solo a livello testuale, ma anche per noi proprio attori, no? Uno degli altri riferimenti è ovviamente quello che citava prima Elio, che è Apocalypse Now, e lì abbiamo un personaggio come appunto Curzio Peraga, ma il capitano Willard, come lo vogliamo dire? Willard, che in qualche modo ne ha vissute di esperienze traumatiche, come dire, e il film inizia proprio con quello, con lui dentro questa stanza d'albergo che rivive i fantasmi di quelle esperienze traumatiche, ma appena gli viene detto riparti, riparte. Perché la voglia quasi di trovare se stessi dentro a ciò che gli crea più dramma e sofferenza è un modo di vivere la vita. Posso dire una cosa? Prego, certo, non sono il padrone di casa, ma prendo possesso di tutto il canale, non invitarmi per la volta. No, volevo soltanto aggiungere per dare ulteriori stimoli agli spettatori futuri. Siete riusciti in realtà a creare già un'atmosfera anche qui, a darci l'idea di essere sul piccolo già dalla sala Pasolini. No, volevo solo richiamare il fatto che sono chiamate a rapporto tantissimi linguaggi, tantissimi riferimenti. Tra l'altro volevo dire, forse lo sapete, ma che il primo film di Wells che non ha mai realizzato era Un cuore di tenebra fatto tutto in soggettiva, quindi tutto si tiene. No, il discorso era anche chiamare a raccolta, per esempio, Shakespeare,
che è nel testo, ma poi è tantissimo nel personaggio di Pip, per esempio, che c'è qui Giulia Viana. Giulia Viana, che è un Pip, è un culo persiano, in qualche modo, che davvero ci ricorda. Ci riporta, insomma, ci riporta anche un po' all'Ir in certa misura, che si perde nel testo, nel senso che è lo spettacolo che poi non vediamo, ma in realtà, appunto, in Acab risuona anche l'Ir, risuona la Cordelia nel rapporto tra Pip e Acab, risuona anche un rapporto, diciamo, che possiamo ricondurre a quello di padre e figlio. Nell'Ir e il personaggio, mi piace pensare che Wells a 40 anni arrivi a fare quel personaggio che è l'ennesimo re, questo lo diceva Elio, perché Wells diceva io sono nato per fare i re, e lui da quando aveva 14 anni si invecchiava sempre perché era troppo piccolo per fare i re, però diceva io con questa voce che ho, con questo corpo che ho, non posso che fare i re. E quindi arriva a 40 anni, che per lui sono 85, nel senso che ha già fatto talmente tante cose, che, e a 40 anni si mette nei panni di Acab, e in questo Acab ci mette tutti i re che ha fatto. E questo Acab, secondo me, si nutre del sangue di Shakespeare anche, perché c'è Melville, ma c'è anche tanto Shakespeare in quell'Acab. E l'altra cosa che volevo dire è che Amata Rapporto, secondo me più per quel che ricordo nel testo wellesiano, dico dimensione musical con tutte le cautele del caso, insomma, perché non è un musical quello che vedrete, però c'è un dinamismo, c'è un chiamare in causa la musica, il canto, i canti hanno un ruolo molto importante, il movimento. Quindi è uno spettacolo che anche... Io ci ho visto anche un po' un richiamo a quella tradizione, a quella tradizione americana, che non è tanto la nostra, loro non è che fanno un musical, ma prendono alcuni elementi, anche questa idea del coro, che è un'idea antica, però è anche un'idea che il musical ha molto rinvigorito, no? Nelle sue forme più interessanti. Quindi sono veramente chiamati a rapporto tantissimi elementi. Molto interessante questo discorso del musical, dico qua. È molto interessante perché il musical recupera alla musica quello che è la lirica nel 600, proprio 1600, con la nascita del melodramma, si cerca di far rinascere il teatro greco, cioè questa idea del teatro totale, però ci si dimentica, non si riesce a saldarlo bene perché manca la danza. Cioè il melodramma poi, sì, ogni tanto si inserisce il numero di balletto, eccetera, ma l'idea che è uno spettacolo totale, compreso la danza, non c'è. Cioè rimane la musica, la vocalità, l'idea del teatro, tutto quello che vogliamo, ma non si arriva mai allo spettacolo totale. Gli americani ce la fanno, perché creano un genere dove, anche se, come dire, non nasceva certo dall'idea di recuperare la tragedia greca, ma fanno anche il coro. Addirittura diventa un protagonista il coro di molte cose, quindi il musical è una forma interessante di recupero del teatro totale. E sempre per tornare a Brecht, quando è stato esule negli Stati Uniti, qual è stato per Brecht lo spettacolo più interessante che lui ha visto nella sua permanenza americana? Il giro del mondo in 80 giorni, musical di Orson Welles. Fa ridere perché l'idea che Brecht si è affascinato per uno spettacolo hollywoodiano tipo alla Wells, come il giro del mondo di 80 giorni, metto che era la cosa più bella che aveva visto, più magica, più affascinante, più politica, più, cioè l'ha detto Brecht, non ha detto che era Giovannini, cioè è una valutazione da un punto di vista interessante, per cui il fatto che lui recuperi non la forma del musical di per sé, perché poi la forma del musical si è incapsulata in un genere proprio, ma lo stimolo allo spettacolo totale che ha generato anche il musical. Questa è la cosa che potremmo dire. Io volevo fare una piccola cosa, vuol dire richiamare l'attenzione sul nostro autore originario, Melville, che il passaggio Shakespeare è non solo il legame che c'è tra Orson Welles e
ma anche con Melvi c'è un'incidenza dell'elemento Shakespeare che è molto forte, perché Melville ha detto a un certo punto su invito del suo amico Hawthorne, a cui dedica Moby Dick, legge Shakespeare e dice: come ho fatto a vivere fino a 29 anni senza conoscere Shakespeare? Questo lo influenza molto. Una cosa, nel suo monologo si parla di questa gente legata alla scrivania, gente di giorni feriali, legata alla scrivania, che a un certo punto va lì la domenica a guardarsi l'oceano, no? E la biografia di Melville è stata, a differenza di quella di Orson Welles, una biografia anche molto sfortunata, perché lui ha finito la sua vita come impiegato della Dogana, con un insuccesso pazzesco, cioè Moby Dick è stato riconosciuto come un grande capolavoro molto oltre la sua morte, e quindi proprio facendo l'impiegato e quindi rinnegando tutti questi suoi, cioè dovendo rinunciare a tutti questi suoi sogni giovanili per una sensazione di fallimento. Cioè. Nella sua vita lui ha fatto veramente di tutto ed è partito all'inizio avendo un'esperienza pratica diretta dell'andare per mare, andare in queste isole, con venire a contatto con popolazioni completamente diverse, con cannibali compresi, fare una vita nelle varie, cioè, è stato anche sulla nave che è stata implicata in un ammutinamento, il relativo processo dopo, cioè ha vissuto proprio sulla sua pelle, no? A differenza certe volte noi pensiamo il romanzo d'avventura di Salvia, l'insaltare, che dir si voglia, che non si è mai mosso da Verona, no? Invece qui tutte queste cose lui le ha conosciute, e le ha conosciute con un animo di uomo assolutamente disponibile, curioso, aperto alla differenza, no? Mi ero messo nel prologo un tendi la mano allo straniero, ci sono più cose in terra e in cielo. Di quanto non sogni orazio la tua filosofia. La tua filosofia. Questa è una scelta che però ben si addice alla mentalità di Melville, che era molto molto disponibile e molto aperta. E lui, sulla base di questa esperienza, ha scritto i suoi primi romanzi, Taipei e altri romanzi, che hanno avuto un successo incredibile. Poi a un certo punto ha sentito questo bisogno di andare oltre, di andare più in profondità, di impegnarsi di più, e ha lavorato per tantissimo su questo Moby Dick, che appunto ha questa struttura enorme in cui io l'ho letto per la prima volta in vita mia 2 anni, ma sono rimasta, cioè, così, perché mi immaginavo un romanzo d'avventura. Invece tutta la parte che lui dedica ai cetacei, a come venivano rappresentati, alle tecniche della baleneria, tutto quello che viene detto in più su ogni personaggio, di tutti, dai ramponieri agli ufficiali, allo stesso, si racconta molti più particolari della loro vita, che ovviamente poi noi attori succhiamo, per, anche se la parte così come risulta in Orson Welles è molto ridotta, c'è dietro tutto quel grande raccontare tutti questi particolari che ci aiutano a capire i personaggi che si fanno. E in questa cosa lui accenna anche, soprattutto, io ho individuato, andiamo con ordine, Orson Welles, quando sceglie di fare il suo lavoro, giustamente, assolutamente, sceglie, quindi prende un filone già molto ricco e scrive questa sua opera. Deve per forza tagliare via, proprio con l'accetta quadrata completamente, molti argomenti che ci sono in Moby Dick. E io ne ho visti 2 in particolare. Uno è quello che riguarda il rapporto con paesi e stranieri e gente diversa, che ci sono i primi 20 capitoli, in cui prima che Ishmael, prima di salire a bordo, si ferma in questa locanda e fa questa fondamentale conoscenza con uno dei rampolieri, Quiqueg, che è, con cui dorme la notte, perché
per economie, perché non c'è spazio, condividono il letto, e comincia a conoscere questa persona che al momento lo terrorizza, perché è uno che va in giro a vendere le teste degli uomini rimpicciolite, che ha un'esperienza di viene da una tribù in cui si pratica il cannibalismo, insomma, e riesce a un certo punto a capire questa persona, essere interessato alla sua religione, alle sue usanze, alla fine sa raccontare tutta la vita molto interessante di qui quello e di come lui è raggiunto lì. E questo diventa il più grande fedele amico su cui lui può contare. Lui si salverà alla fine perché qui quello si era fatto costruire una bara a un certo punto perché aveva deciso che stava per morire, poi aveva deciso che non moriva più, la bara era stata riciclata ed è l'oggetto in cui, aggrappato a quello, Ismael si salverà. Quindi è un personaggio molto importante, ma riguarda anche tutta una serie di discorsi che vanno da, non so, i ramponieri, che sono magari, questi tre sono un polinesiano, un indiano d'America, un nero africano, che sono proprio il massimo dei diversi e di quelli che normalmente a un certo punto uno di un'altra nave dice: avete avuto perdite? No, sono due marinai delle isole, perché non contavano, no? Però come ramponieri sono i più abili di tutti, e allora in questa microcosmo sociale della Pequod hanno uno status elevato, possono mangiare tutto quello che vogliono, possono stare nelle cabine di poppa, possono stare... cioè tutta questa cosa qui lui parla della società americana, eccetera. E quindi la seconda cosa che vi ha accennato prima lui era quella sulle balene, sul mostro, sul fatto di vedere questi esseri come qualcosa, e di fatto Melville ci offre abbondantemente un controcanto a questa. Allora, su questa cosa qui, mentre la storia di Quiqueg era decisamente irrecuperabile, non c'era niente da fare, insomma, cerchiamo di fare che si capisca qualcosa, ma non più di tanto, una piccola cosa poteva aiutarci a fare questo controcanto delle balene. Allora, io ho preso questo pezzo che in realtà è un momento della caccia in cui una barca finisce dentro una delle lance, finisce nel centro di un branco, quindi una situazione di grande pericolo, perché inseguendo una balena si infilano dentro, però poi si trovano circondati da una piccola lancia, da tante balene, quindi un momento di grande paura, perché basta niente per rovesciarli. E lì vedono questa cosa, di questo punto di acqua calma, e guardando sotto vedono questa immagine delle balene che allattano e dei piccoli che giocano. Ed è un'immagine bellissima, che poi dopo però vengono riprese dalla balena e vanno via. Allora, estrapolato questo pezzettino, che diventa non un racconto dai balenieri, ma questo specie di narratore che faccio io, che dice: se voi guardate un po' più a fondo, se avete il coraggio di andare fino al cuore del branco di balene, se avete il coraggio di guardare sempre più giù in questa profondità chiara, lì vedrete queste cose e quindi capirete com'è, può essere diverso il diverso da quello che ci eravamo immaginati prima, no? E quindi questo fa in uno spazio abbastanza piccolo, però suggerisce parecchio. C'ha una chiusa un po' buffa, un po' sconcertante, perché dopo aver parlato a lungo di questa di queste balene meravigliose, dice: se si taglia la mammella di una balena che dà il latte, si tinge tutto il mare di sangue di latte. E mi dice: quel latte, diceva nell'originale una nota di Melville, quel latte è stato assaggiato, è molto dolce e saporoso, starebbe assai bene con le fragole, che è una cosa che ti lascia un po' così, però è proprio tipicamente melvilliana, nel senso che nel pezzo delle Galapagos, quando lui parla delle tartarughe, lui ha tutto un pezzo in cui descrive questo animale, queste testuggini enormi,
come qualcosa di antico, di mitico, di sacro, no? E va avanti un bel po' di pagine a descrivere queste tartarughe. Poi dice, tutto ciò non mi impedì la sera di gustare un'ottima zuppa di tartaruga. Insomma, cioè, quindi era, volevo un po' ricordare anche questa caratteristica. E che tra l'altro questa cosa di farti vedere una cosa e il suo opposto e fare fare a te spettatore, pubblico, di capire dove voglio andare a parare, è assolutamente shakespeariana. L'esempio più grande che facciamo sempre è quello del Mercante di Venezia, in cui Shakespeare ha una consegna che è assolutamente antisemita, in quel momento doveva scrivere qualcosa che fosse come l'ebreo di Malta, di Marlowe, quindi in un momento di caccia all'ebreo, e lui scrive questa cosa in cui, se tu poi osservi bene la faccenda, si vede una terribile violenza fatta dai cristiani nei confronti dell'ebreo. E l'ebreo dice, c'è il famoso monologo in cui dice: tutta la violenza che io esercito l'ho imparata da voi. Quindi questa lezione shakespeariana direi che Melville l'ha assunta perfettamente nel suo Moby Dick. Vediamo ancora il vampiro. Allora, mi hanno detto che avremmo avuto un'ora, ma in realtà soprattutto per voi, perché mi mettete a parlare al teatro, però certamente volevo soltanto aggiungere, io credo che il pubblico sia solo felice, ecco. Solo una cosa, Starbuck, la tua, lo facciamo un pezzo? Starbuck, il vento è mite, e il cielo è mite, era una giornata proprio come questa. Non la recito, ve la dico, bastano le parole, perché non possiamo essere nello spettacolo. Era una giornata proprio come questa, di una dolcezza proprio come questa, il giorno in cui colpì la mia prima balena. Era un ragazzo, un rampognere di 18 anni. 40 anni, Starbuck. 40 anni di caccia continua alla balena, 40 anni e interi oceani lontani. Lontano dalla giovane donna che sposai, partendo il giorno dopo per Cape Horn, senza lasciare sul guanciale nuziale che è un piccolissimo segno. Che pazzo, che vecchio pazzo, per 40 anni è stato Acan. Mi sembro vecchio, Starbuck? Tanto vecchio? Io mi sento debole a morte, piegato, gobbo, come se fossi il vecchio Adamo che se ne va barcollando sotto il peso di tutti i secoli ammonticchiati dalla cacciata del paradiso. Avvicinatevi, Starbuck. Restatevi vicino. Che io possa osservare un occhio umano. È meglio di questo mare vuoto, di questo cielo senza colore. Ecco, vedete, è questo lo specchio magico. Io, nei vostri occhi, scorgo mia moglie, il mio bambino. Non seguitevi, Starbuck. Non mettetevi all'inseguimento quando Acab, il vecchio Acab marchiato a fuoco, vorrà dare la caccia a Moby Dick. Non fatelo, voi che portate negli occhi la mia casa lontana. Ah, capitano, mio capitano dal vecchio grande cuore, ma perché? Perché dare la caccia a quell'odioso, quel maledetto mostro? Fuggiamo da queste acque mortifere, torniamocene a casa. Cambiate rotta, lasciate che dia l'ordine. E con quanta allegria, mio capitano, rolleremo sulle onde fino alla cara vecchia Nantucket. Io credo, signore, che ci siano giornate azzurre e dolci proprio come questa a casa, a Nantucket. Sì, le conosco. Le conosco quelle mattine d'estate e più o meno a quest'ora. Sì, è l'ora del riposino meridiano. Il bambino si sveglia e, seduto sul letto, ascolta la madre che gli parla di me. Di me, vecchio cannibale che sono. E gli dice che sono via, in mare aperto, ma che ritornerò per farlo ancora ridere e giocare. Mary, la mia Mary,
Mi promise che ogni mattina avrebbe portato il nostro bambino sulla collina ad avvistare per primo la villa del padre che torna. Sì, sì, ora basta, torniamo a Nantucket. Venite, capitano, studiate la rotta, andiamocene. Ma non lo vedete il volto del piccolo alla finestra, eh? La mano del piccolo che saluta dalla collina. E qui c'è un pezzo chiave nel nostro rapporto, perché sollecitato da lui a dire smettila, ci sto quasi arrivando, mi sta quasi convincendo, però c'è qualcosa in me a cui non posso disobbedire e dico, non ve lo posso recitare perché è un pezzo che faccio in modo devastante nello spettacolo e non mi metto qui a fare il numero che faccio sul palco, ve la dico. Perché poi mi do delle volte in testa. Soltanto durante lo spettacolo posso darmi, perché se me ne do adesso io svengo. Quindi non c'è possibilità. Però dico, quale imperscrutabile forza ultraterrena mi governa? Aca, beh, è Aca. Sono io che muovo questa mano o è Dio? Se anche il sole non è motore di se stesso, ma solo un galoppino che corre per il cielo, come può questa mente avere dei pensieri se non è Dio che pensa? Noi giriamo attorno al mondo uomo come un arcano e il nostro perno è il fato. E sempre, sempre questo sole ridente, questo mare inesplorato. E via, via, via. Cioè l'ossessione che ti comanda come un sentiero tracciato del tuo carattere che tu non puoi piegare in nessun modo, non puoi uscire da quella. Cioè, Acabe, Acabe, e poi gli dirà, Acabe per sempre, Acabe, uomo, e tu lo sai. Io sono il luogotenente del destino, sono al suo servizio. A questo punto c'è una follia ulteriore, perché Acabe dice, ho una missione. Ed è compiere il mio destino. Che è terribile. Tutti gli uomini che dicono questo... E infatti, l'ultima frase che tu mi dici, è l'ultima, per quando mi dici, oh, adesso basta, quella prima di questa. Ah, quindi sì, siamo già stati abbattuti una volta dal Codoglio, siamo già stati fatti a pezzi. Due volte, perché... Due volte, sì. Va bene, non spiegare. In Melvin niente spoiler. Ben tre, comunque... Quello che gli dico è che siamo stati sfondati due volte, fatti a pezzi, la sua gamba tranciata un'altra volta, strappata via. Dico addirittura una ressa di angeli che cercano di avvertirlo. Ma che altro vuoi? Ma falli prima persona a me, che avvertirlo. Che brutto, che brutto. Faccio sponda col pubblico. No. Rifatto. Se no poi non se la godono a teatro. No, fagliela godere qua. Guarda un po' di... Basta. Sfondati due volte, fatti a pezzi, la tua gamba tranciata un'altra volta, strappata via. Una ressa di angeli che cercano di avvertirti, ma che altro vuoi? Dovremmo inseguirlo finché non ci annega fino all'ultimo uomo, farci trascinare da lui all'altro mondo. E questo è il discorso che si poteva fare a Hitler nel 43, quando ha lasciato 800.000 soldati a Stalingrado, circondati, si è rifiutato di sganciarli, di salvarli. Gli servivano Occidente, gli servivano. No. Che altro vuoi? Che moriamo tutti, sì. Sì. E questo è l'ascito terribile di un secolo, e con occhio a due sponde dell'Atlantico, Orson Welles, attraverso Melville, vede con chiarezza il pericolo che tutti corriamo. Cioè questa ansia di rincorrere l'inafferrabile, che è uno spirito umano, no? Quello che ci ha fatto scollinare di volta in volta e arrivare dall'Africa attraverso l'Alga fino a qui dove siamo, fino a Torino, e costruirla Torino, partendo dall'Africa. Però è anche quella che ci distrugge, perché l'altro pezzo, quando partiamo per la caccia, che vorrei chiudere su questo, vorrei l'altro pezzo, scusatemi, non resisto. Il pezzo è bravo Stab. Oddio, Stab. Non siamo 30 volte. Sono tutti carichi, stiamo partendo, l'abbiamo visto, il cavallo è davanti a noi e sono tutti contenti di
andare a fare questa cosa. E gli dico, bravo, bravo, giusto, giusto. Voi parlate per tutti noi. Noi siamo un uomo solo, non 30. Il valore di uno, la paura dell'altro, il senso di colpa, la colpa vera, tutti saldati in uno. Tutti diretti alla fatale meta che Acab, il nostro solo signore vascello, ci sta ad indicare. E tutti lottando per cercare la cosa che ci distruggerà. E questa è la lezione. Questa è la lezione. La lezione che, da molti punti di vista, sia storico, vi parlavo della prima metà del secolo, ma oggi stanno succedendo divisioni a livello mondiale che fanno preoccupare, ma anche poi a livello di pianeta, eccetera. Arrivare alla cosa che ci distruggerà è una cosa molto particolare della specie umana, e questo testo ha una profondità biblica nel parlarci di questo. Quindi quando si va a vedere Moby Dick alla prova di Orson Welles, è un po' anche l'umanità alla prova che attraverso Melville Orson Welles ci regala una prova, quando lui dice a me, sto fargli amico, com'è quello che dice? L'orrore. Non veloce a riconoscere l'orrore, ma anche a farlo un amico. Ecco, un conto è dire, come dice Terenzio, nulla di ciò che è umano mi è estraneo, un altro conto è aderire al disumano. Come Kurtz finisce la sua vita dicendo the horror, l'orrore. Ecco, innamorarsi dell'orrore è una cosa che fa paura, e tutti noi abbiamo sperimentato mille modi in cui questa cosa è accaduta, anche in tempi recenti, e questo spettacolo ci lascia una dolcezza infinita, perché il finale è anche, c'è una specie di catarsi finale alla fine, no? Perché il sopravvissuto testimonia, e questa cosa è liberatoria, il fatto stesso di rappresentarlo è liberatorio, però ci fa pensare. Ed è un grande regalo che Melville attraverso Orson Welles, o Orson Welles attraverso Melville, e attraverso di noi, i nostri corpi, noi portiamo a voi, e ci sembra un regalo che valga la pena. Applausi.